progetti, quelli che vengono svolti ma che guardano ai giovani, come questo rappresentano sempre più quello che è lo statuto della società economica, un modo per guardare avanti e occuparsi degli aspetti della formazione, della creatività e della cultura. I giovani che stanno riempiendo questa sala sono pieni di aspettative e di speranze che ripongono anche nella comunità economica europea attraverso la possibilità appunto di studiare soprattutto all'estero. E anche sopra la nostra biblioteca è letteralmente assalita da universitari che avranno le stesse aspettative. Noi, indipendentemente dai colori politici, vogliamo veramente occuparci del futuro di questi giovani e lo facciamo anche attraverso la nostra storia che non ha mai abbiurato a un discorso europeo. Ricordiamoci che proprio il primo presidente fu quello che portò la famosa chiavarina che poi dette da lavorare agli artigiani per un secolo. A chi è rivolto questo progetto? Questo progetto è rivolto soprattutto ai giovani. È una cosa veramente fantastica perché spiega ai giovani le tante opportunità offerte dall'Unione Europea, sia nel campo dello studio, nel campo del lavoro e nel campo di esperienze professionali da fare nell'ambito sempre del continente. È una cosa che darà ai giovani tante opportunità in più per la loro crescita. Da qui oggi partirà una petizione che avete elaborato. Di che cosa si tratta? Innanzitutto abbiamo voluto attuare una sorta di omogeneizzazione dei vari sistemi scolastici europei, in modo tale da favorire maggiori scambi con maggiore facilità per lo studio all'estero, appunto scambi di opinioni, idee e culture tra i vari ragazzi di nazionalità diverse, però accomunati da una caratteristica molto importante, il fatto di essere cittadini europei. Ecco, nei giovani è molto forte questa convinzione sulla cittadinanza europea. Cosa pensi di quello che sta accadendo in questo periodo dove l'Europa viene messa in discussione? Sono temi molto difficili, appunto, momenti, situazioni così difficili, appunto, quali Brexit, eccetera. L'unico consiglio che voglio dare, appunto, ai parlamentari che ora vedremo è rimanere uniti, indubbiamente, solo così, appunto, si superano situazioni difficili.